Siamo qui a Bologna, al convegno organizzato da iConsulting sul Business Intelligence in Italia, vincoli e opportunità della pubblica amministrazione. E siamo con lei, dottor De Rita, direttore della DigitPA. Il titolo della sua relazione è stata Riforma Brunetta, Business Intelligence come catalizzatore dei processi innovativi nel pubblico. Ecco, il settore privato sta dotandosi di strumenti di Business Intelligence per non perdere il loro patrimonio informativo. Nella sua relazione ha detto che la pubblica amministrazione ha a che fare con molti dati informativi, dai dati anagrafici alla mappatura delle imprese nel territorio, tutti i dati che vengono forniti dalla gestione dei loro siti web. Però dalle nostre indagini sembra che la pubblica amministrazione non si stia fornendo di questi strumenti di business intelligence. Ecco, quali sono i fattori che possono spingere la pubblica amministrazione ad avere una maggiore attenzione su questi strumenti? I fattori sono quelli che richiamava prima lei, cioè la grande mole di informazioni che spingono a un processo naturale di valorizzazione. Ora che ho accumulato patrimonio di dati devo poi domandarmi che cosa ci faccio. Non sempre è facile dare una risposta, l'uso è molteplice, però io credo che la pubblica amministrazione stia investendo molto nel segmento della business intelligence, innanzitutto per capire quali sono i suoi bisogni e poi per comprare gli strumenti capaci di soddisfarli. Non è poi solo un problema di dati, è anche un problema di comunicazione verso il cittadino. Al di là della comunicazione spot, un po' politica, un po' che cavalca l'evento del giorno per giorno, ma è una comunicazione strutturata di accompagnamento, di educazione del cittadino e delle imprese perché riescano a sfruttare al meglio le opportunità che l'amministrazione digitale dà loro. Inoltre c'è da considerare che in questo momento l'amministrazione ha poche risorse da spendere, c'è la crisi economica, ci sta una difficoltà delle famiglie che sta crescendo, ci sono amministrazioni che vedono ridotte le loro entrate in misura assolutamente significativa e quindi meno soldi in questo momento aguzzano l'ingegno e allora l'amministrazione si guarda dentro e dice ma che cosa ho e come posso valorizzarlo non solo a beneficio di tutti ma anche in modo egoistico a beneficio mio. Molte amministrazioni cominciano a pensare anche di vendere queste informazioni, di commercializzarle. E credo che in fondo sia giusto, non per i soldini che danno, ma perché diventa un modo per condividere patrimonio, chiedendo a chi ne usufruisce di coprire parte dei costi. Ecco, lei ha parlato proprio anche di mancanza di risorse, quindi anche molte volte gli operatori della pubblica amministrazione devono dotarsi di ingegno per innovare i processi amministrativi della pubblica amministrazione. Ecco, io le faccio una domanda, diciamo, un po' provocatoria. È possibile l'innovazione a costo zero? Ma l'innovazione a costo zero non credo solo che sia possibile, ma è anche necessaria. Occorre innovare in questo momento a costo zero. Abbiamo iniettato tanto, soprattutto nel settore pubblico, ma anche nel settore delle banche, delle assicurazioni, delle industrie. I processi di informatizzazione, di automazione dei processi sono corsi dagli anni 80 ad oggi. In questo momento occorre fare un passo indietro. Più intelligenza e meno soldi. Non solo si può, ma si deve innovare a costo zero. E poi i benefici saranno per tutti. Pensare che per innovare occorrono risorse aggiuntive sarebbe il più grave errore che possiamo fare. Io la ringrazio, buon lavoro e buona serata. Grazie e buon lavoro a voi.